Oggi si chiude il cerchio di una traiettoria che è iniziata nel 2015, in quel maledetto maggio in cui la cittadinanza e le forze di polizia sono rimaste accomunate in un momento drammatico della città. I due colleghi che ricordiamo stamattina sono quelli che hanno perso la vita, un capitano e un luogotenente, per salvaguardare i concittadini. Non sono eroi quei due uomini, quei due amici che abbiamo persi, ma sono delle persone che semplicemente indossavano con grande dignità l'uniforme e sapevano che svolgevano un ruolo importante. Si sono frapposti tra un pericolo e la cittadinanza. Di questo ne siamo tutti quanti orgogliosi. Dopo 5 anni noi siamo qui. Per noi è una gioia immensa vedere ricordato il nome sia di Franco che di Enzo Cinque, perché è un qualcosa che rimarrà perennemente nel nostro cuore e nel cuore di chi gli ha voluto bene. Franco era una persona semplice. Penso che forse non avrebbe neanche accettato tutto questo. È una magra consolazione, però serve, ci scalda il cuore. Comando generale del Corpo della Polizia di Napoli, Brunier 5, ed oggi questo è il nostro dovere, ovvero quello di non dimenticare quanto accaduto e far sì che ispiri oggi il nostro presente, il nostro impegno e incoraggi tutte quelle persone che sono sempre dalla parte della giustizia, che non scelgono l'indifferenza nella propria vita, non scelgono la violenza nelle proprie azioni, ma ispirano ciò che fanno a servizio della vita, a servizio degli altri, a servizio della città. Non abbiamo mai lasciato sole le famiglie di due persone eccezionali che nel 2015, durante un fatto criminale gravissimo, un uomo che sparava, loro non erano in servizio e sono intervenuti per difendere la comunità. Quindi un gesto eroico, fuori dall'ordinario, a dimostrazione che la Polizia Municipale è in prima linea impegnata nella nostra città per la sicurezza, non dimentichiamolo mai. E proprio per non dimenticarlo mai abbiamo fatto in questi anni tanti atti concreti per essere vicino alla famiglia e oggi forse uno di quelli più significativi, cioè intestare per sempre la caserma della nostra Polizia Locale al capitano Francesco Brunier e al luogotenente Vincenzo Cinque. Perché la memoria possa vivere per sempre e la gente, anche le future generazioni, debbano sapere quanto impegno e quanto senso del dovere, come una missione, è stato messo in campo da questi due nostri dipendenti della Polizia Municipale, che ci fa sentire orgogliosi del nostro corpo, a cui va ogni giorno la gratitudine per il lavoro che svolgono, per la sicurezza anche della nostra comunità, insieme a tutte le altre forze di polizia. Trovo molto grave che nel nostro paese un poliziotto locale, vittima del dovere, non abbia gli stessi riconoscimenti di un altro appartenente alle forze di polizia, perché sempre di più nelle normative recenti la sicurezza urbana è garantita anche dalla polizia locale ed è per questo che il ruolo del sindaco è sempre più rilevante all'interno del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e negli ultimi tempi anche nel comitato metropolitano che copresiede insieme al prefetto. Quindi è divenuto il momento perché vengano equiparate non solo le funzioni ma anche i diritti, perché i doveri sono molto simili, i diritti non ancora, quindi questa è una battaglia che sto facendo da tempo in anci e colgo l'occasione di questo evento così struggente, così carico di emozioni e di commozioni per ricordarlo al governo e al Parlamento. Senza le polizie locali d'Italia il paese è meno sicuro.